L'altra fase impegnativa è la fase di post-produzione e poi c'è tutta la parte invece tradizionale di montaggio, colorazione e poi tutta quanta la parte audio. La differenza principale è che siccome è fruita questa cosa attraverso i visori, dobbiamo tutto utilizzare degli accorgimenti per guidare lo sguardo dello spettatore e per fare in modo che lo spettatore non si senta spaesato ad ogni cambio di inquadratura. Fin da subito il regista aveva deciso che il girato fosse completato da una serie di animazioni in dei momenti chiave del racconto. Pensavamo all'inizio di fare un'animazione 3D che è anche più facile da mescolare con il girato in 360, però ci siamo resi conto che non aveva il look giusto. Allora abbiamo deciso di avvalerci della collaborazione di un animatore tradizionale. Sono Giacomo Trivellini e mi occupo di illustrazione e animazione 2D. Le parti animate all'interno del film sono state create per dare vita ai pensieri e all'immaginario di Alonso, che appunto utilizza questo suo taccuino per annotare le sue esperienze, i suoi pensieri, e diciamo che con questa tecnica dell'animazione c'è stata la possibilità di sovrascrivere un ulteriore livello di immaginario onirico, di realtà aggiuntiva sulla parte del girato, sulla parte del film. Le animazioni sono collegate al mondo di Don Chisciotte, alcune invece sono frutto dell'immaginazione di Alonso, collegate alla sua infanzia, al rapporto con la nonna. Altre ancora sono state create appositamente con una tecnica un po' diversa, che è una tecnica del rotoscope, ossia di interagire con l'animazione direttamente su una scena girata. Questo è stato utile soprattutto per una scena particolare dove c'è un'interazione tra Alonso e il ricordo che ha della madre. Quindi ci sono queste mani di un'attrice che sono state riprese nel contatto con Alonso e poi sono state ridisegnate frame by frame per dare appunto una maggiore vividezza, importanza alla scena, e appunto in modo che anche l'interazione dell'attore con l'animazione in questo caso fosse molto più particolare e interessante.